Roma ormai è iniziata da diverso tempo, il corteo si ingrandisce man mano, quali sono le prime impressioni su questa giornata? Intanto è una bella giornata, quindi il tempo ci aiuta, c'è un sacco di gente e poi è bello passare per Arquata e vedere anche tutta la gente, i negozi aperti, quindi è chiaro che chi voleva dire che voleva far credere che sarebbe stata la calata degli Unni ha perso già in partenza, quindi bella manifestazione, c'è anche il sindaco, non c'è nessun Unno e stiamo sfilando pacificamente per una città che non vuole vedere le sue fonti distrutte e quindi insomma una bella giornata no tav. A proposito di questo, per quanto riguarda appunto le città distrutte, in modo particolare si parla di falde acquifere, ma non solo, quali sono i danni che il Terzo Valico provocherebbe a questi territori? Ma quei due principali, uno appunto è quello dell'acqua, perché per esempio Sottovalli è praticamente certo che rimarrà senza fonti, è a rischio Arquata e sono a rischio tante altre falde acquifere, l'inquinamento di quella di Novi per esempio. E inoltre il tracciato del Terzo Valico interseca praticamente quello del torrente Lemme. Siamo sicuri che domani non ci troveremo un torrente in secca come è già successo a Mugello? Questo è il primo grosso interrogativo, l'acqua. Il secondo è quello dell'amianto. Cocip dice l'amianto in Vallemme non c'è, se c'è poi prenderemo provvedimenti. Intanto penso sia una cosa assolutamente fuori di senno, perché prima di tutto vale il principio di precauzione. In secondo luogo, se Cocip leggesse il suo stesso progetto, vedrebbe che ci sono c'è scritto nelle relazioni geodiagnostiche che l'amianto c'è. Quindi veniamone a una, c'è o non c'è? E se c'è non si deve toccare assolutamente, non vogliamo una seconda Casale. Grazie mille, buona manifestazione. Grazie a voi.